Io ringrazio la Fondazione Micheletti, in particolar modo per Paolo Poggio, per avermi invitato a intervenire in questa sede prestigiosa al governo in omaggio a Giorgio Emilia. Allora, nel tempo a mia disposizione cercherò di parlare del rapporto che mi lega ormai da qualche anno al professor Emilia, sperando di contribuire con la mia testimonianza a sottolineare alcuni aspetti della personalità e degli insegnamenti di Giorgio che in gran parte sono già stati messi in evidenza e verranno messi in evidenza in questa sede da persone che lo conoscono da più tempo di me. Allora, io non ricordo esattamente quando ho visto per la prima volta Giorgio Napier. Io sono cresciuto negli anni 70 nell'estrema periferia nord di Milano, sulle rive del fiume Seveso, in un momento in cui le problematiche ecologiche erano molto sentite e credo in un periodo in cui Giorgio partecipasse anche a alcune trasmissioni televisive, perché appunto il suo viso in qualche modo mi è sempre stato familiare, e anche parenti fra genitori, zii si ricordano della figura di Giorgio Nebbia e della sua barba. Da studente di economia politica avevo iniziato a occuparmi nei primi anni 90 di alcuni autori eterodossi come Carpolani, Galbraith e Giorgio Scudero. E avevo iniziato a leggere anche una rivista che è Capitalismo, Natura, Socialismo, dove Giorgio scriveva e penso facesse parte anche del comitato scientifico. È in questo contesto che presi coscienza della figura intellettuale di Giorgio Nebbia. Dopo la laurea conseguita nel 1995 sul pensiero di Giorgio Scudero, mi sarebbe piaciuto continuare gli studi a livello accademico, però in quel periodo occuparsi dell'economista rumeno era considerato, voleva dire uscire fondamentalmente dall'accademia, ragione per la quale decisi di occuparmi di cose materiali, lavorando prima nei supermercati e poi nelle aziende agricole biologiche. Dopo un decennio passato fra quindi negozi, stalle, latte, formaggi, sistemi di vendita dello spuso, sono tornato verso il 2006, circa un decennio fa, ad occuparmi di questioni teoriche per vie traverse, soprattutto della relazione fra bioeconomia, decrescita, sviluppo sostenibile. Decrescita e sviluppo sostenibile che si stavano diffondendo anche all'interno del mio settore di attività, tra i movimenti dei gruppi di acquisto alle strategie green della grande distribuzione. Insoddisfatto un po' delle analisi correnti, ho trovato negli scritti di Giorgio sull'argomento un fondamento scientifico e valoriale, anche se per certi versi scomodo. E quindi iniziai a entrare in contatto con i suoi scritti, soprattutto attraverso un sito che io trovai bellissimo, che è Il Mondo delle Cose, che è ancora online, dove iniziai quindi a entrare in contatto anche con i suoi scritti più prettamente merceologici. La merceologia, io ho studiato un po', quindi non era insegnata neanche come corso opzionale a quel tempo e ancora adesso. Fatto sta che, affascinato quindi dal mondo delle cose di Giorgio, gli scrissi presentandomi e ponendogli alcune problematiche teoriche che per me non erano chiare. Dopo pochissimi giorni Giorgio mi rispose con la cordialità e la gentilezza che poi ho scoperto essere alcune delle sue caratteristiche più rilevanti, insieme alla sua simpatica ironia. E quindi entrai così in contatto, iniziò così un rapporto epistolare con Giorgio che si è andato evolvendosi nel tempo. Un punto di svolta del nostro rapporto è avvenuto nel 2012, quindi qualche anno fa, perché avevo letto una delle prime agende politiche del governo statunitense sulla bioeconomy. Io ingenuamente pensavo si riferisse al pensiero di Giorgio Scudero, però poi leggendo avevo capito che in realtà si trattava di un'agenda politica che riguardava la bioeconomy intesa come un sistema economico basato sui brevetti biotecnologici. Fatto sta che allora io gli telefonai ponendogli le mie preoccupazioni, perché vedevo un termine
che era un po' il vento verso una direzione che secondo me non era coerente con quella originaria. Allora Giorgio mi rispose divertito dicendomi che cose di questo tipo sono accadute sempre nella storia, e parlandomi come esempio del termine di ecologia, che nel corso degli anni 70 quindi era stato utilizzato prima in un modo, fino a cose completamente differenti. Allora mi disse, invece che occuparti, dato che sapeva che io lavoravo nell'agricoltura biologica, dice, invece che occuparti di queste cose teoriche che interessano solamente me, te e pochi altri, interessati delle frodi del biologico, perché queste cose interessano a molta gente. All'inizio, alla fine del 2011, era scoppiata in Italia un grosso scandalo nel biologico, e a quel tempo io avevo visto questo caso di frode come un fatto criminale, per questo per me è poco interessante. Comunque io seguì il consiglio di Giorgio, iniziando a leggere il bellissimo saggio scritto da Giorgio e Gabriella sulla storia delle frodi. Seguendo un po' il loro approccio storico, ho iniziato a mia volta a lavorare a una storia delle frodi del biologico, partendo dai primi casi del tempo dei pionieri, io che conoscevo in parte perché appunto lavoro da diversi anni nel mondo del biologico, fino alle frodi del momento a cavallo del millennio, del bioche boom, fino a seguire gli avvenimenti convulsi di quel periodo. Ad un certo momento l'approccio, cioè l'analisi storica, l'attualità prevalse sull'aspetto storico, e mi trovai a prendere posizione in un grosso conflitto istituzionale che era seguito al caso di frode fra la principale federazione biologica italiana e l'autorità pubblica. Quindi io, seguendo il consiglio di Giorgio, mi ero ritrovato in mezzo a un grosso conflitto istituzionale, e soprattutto avevo capito che ci sono alcuni aspetti della mia attività, come quello legato alle frodi, alla regolamentazione e al controllo, che non possono, la cui conoscenza non può essere delegata, e sul quale esistono dei conflitti di interesse. E questo per me è stato un momento molto importante di mio personale di formazione, grazie a Giorgio. A partire da questo periodo il nostro rapporto si è evoluto ad altri argomenti, sempre riguardanti un po' il settore agroalimentare. Dalla fine del 2013, grazie alla pazienza della mia famiglia e alcuni cambiamenti miei professionali, ho potuto dedicare giornalmente del tempo allo studio, svolgendo tutta una serie di quelli che noi in famiglia chiamiamo compitini, i compiti di Giorgio, che andavano da, che lui chiama cronachette, che riguardavano la storia della mucca piuttosto che agli OGM, che dalla storia dei supermercati alla storia dell'agricoltura biologica. All'approssimarsi di Expo il nostro rapporto è andato via via intensificandosi, e si è aggiunto per Paolo Poggio, e abbiamo, penso, costituito una piccola comunità critica che è stata molto attiva durante il periodo precedente Expo. Un prodotto condiviso del nostro gruppo è stato il manifesto di Brescia, e poi anche, per esempio, ho una lettera al Ministero dell'Agricoltura per la situazione della stazione sperimentale agraria di Modena, e ancora oggi stiamo lavorando insieme su alcuni aspetti legati all'agricoltura biologica, alla bioeconomia, alle biotecnologie. Questa è la mia testimonianza. Concludo dicendo che per esempio Gianni Cannate, che ha avuto la fortuna di essere stato allievo di Giorgio Nebbia, curiosità, passione e missione sono gli insegnamenti fondamentali di Giorgio. Se questo, diciamo, è un po' la benzina, le direzioni del suo insegnamento sono, secondo me, due: il passato è prologo, e il mondo delle cose materiali conta più del mondo del denaro. E anche per me Giorgio Nebbia è il maestro.